come eseguire la manovra di Heimlich. La manovra di Heimlich è una manovra molto famosa che permette di fatto di andare a espellere una eventuale ostruzione che va ad impedire la respirazione. Come si fa? Come si esegue? Il soccorritore deve posizionarsi in piedi alle spalle, quindi dietro della vittima che sta per soffocare, che potrà essere seduta oppure anch'ella in piedi. Poi il soccorritore deve piegare l'individuo in avanti, cingergli la vita con entrambe le braccia. Una mano deve essere chiusa a pugno e la parte appiattita del pollice deve essere posta, quindi messa, a contatto con l'addome della vittima, tra l'estremità inferiore dello sterno e l'ombelico. L'altra mano deve afferrare il pugno, così posizionato, in maniera da garantire una presa salda e in modo da consentire l'esecuzione delle compressioni addominali. Una volta posizionato correttamente, il soccorritore, andandosi ad aiutare con la mano che afferra il pugno, deve esercitare una serie di spinte sull'addome. Queste ultime devono essere rapide, profonde e devono essere eseguite in maniera antero-posteriore e caudo-craniale. In poche parole, le compressioni devono essere svolte verso l'interno, attirando a sé la vittima, e devono essere direzionate dal basso verso l'alto, come se si volesse sollevare la persona. La manovra di Heimlich deve essere quindi continuata fino a quando l'individuo non va ad espellere in maniera concreta l'ostruzione che gli impedisce di respirare, oppure fino a quando la vittima non perde coscienza. In quest'ultimo caso la manovra di Heimlich non può più essere eseguita ed è fondamentale intervenire in un'altra maniera. Questa è la guida, vi ringrazio, presa ovviamente internet, per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi, commentate, vi ho riportato quello che su internet è presente e disponibile. Non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che andate a fare e a compiere. Grazie Dariano, narratore italiano.